Ciao Bethesda.it, veniva scudisciato da Ryan O'Neill in Barry Lyndon 1975 di Stanley Kubrick, Lord Bullington, ve lo ricordate? Quel ragazzino che già aveva capito tutto, aveva capito che sua mamma Marisa Berenson che si lasciava andare proprio, Chi è la Marisa Berenson di oggi? Blake Lively, l'ho già detto, lo ripeto. E, Lord Bullington, il ragazzino, ve lo ricordate? Aveva già capito tutto in carrozza, aveva capito tutto con quegli occhi già intelligenti. Aveva capito tutto, infatti Barry lo scudisciava. Era lui, Dominic Savage, il regista di questo bellissimo film, melodramma modernissimo, un John Cassavetes col freddo di Londra, The Escape, alla regia Dominic Savage, che interpretava Lord Bullington piccolino, prima che Leon Vitali facesse Lord Bullington più grande, dentro Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Kubrick già lo vestiva da ometto, chissà quante cose gli ha fatto soffrire come tutti gli altri attori, e quindi probabilmente Dominic Savage, che già era molto interessante, sono andato a rivedermi un po' Barry Lyndon, perché non, per rivedere, perché mi è piaciuto moltissimo questo film. Allora ho cercato di capire com'era Dominic in quel momento storico, e era già un uomo, era già un ometto molto in gamba, Kubrick gli dà questo bel ruolo. E adesso è diventato un regista molto sofisticato. Questo è un bellissimo film su una donna che misteriosamente entra in crisi. La interpreta Gemma Arterton, è il ruolo più bello di tutta la sua carriera, è anche produttrice del film, non vedeva l'ora che qualcuno glielo desse, perché vediamo le lentiggini, perché vediamo i brufoli sulla faccia bellissima di questa attrice inglese, topolona, sempre molto pin-up dentro le proposte, Bond Girl non a caso, ma in Tamara Drew di Stephen Frears, da graphic novel ispirata a Via dalla Pazza Folla di Thomas Hardy, era una bomba sexy, si era rifatta il naso come la signora bellissima di Sposami Stupido di Tarek Boudali, altro film di questa settimana, che da obesa diventa magra, anche lei cambiava. Beh, Gemma Arterton in Tamara Drew, in questo film The Escape, lei è sposata con Dominic Cooper, lui le sta col fiato sul collo, è uno come noi, uno di questi piccoli uomini mariti noiosissimi, perché contento di scopare sempre nello stesso modo, un po' col fiato sul collo di questa donnona, lui è piccolino, Dominic Cooper, e questa donna bellissima che non ne può più, non ne può più di tutto, non ne può più di lei, non ne può più di lui, non ne può più dei bambini. Si può? La mamma, in un dialogo molto bello, forse le dice che non se lo può permettere politicamente. Un film è veramente una moglie di Cassavetes col vento di Londra, e devo dire, l'ho trovato un film stupendo, stupendo, anche per un accompagnamento musicale al pianoforte molto adatto al tono e al tema del film, di Anthony John e Alexandra Harwood. Beh, è un film bellissimo, che vede questa signora chiedersi, come noi, che cosa c'è che non va. Anche il maritino, basico, ha le sue ragioni, ovviamente. Noi dobbiamo seguirla e volerle bene. Io l'ho voluto molto bene, poi ognuno di voi si farà la sua idea. Io amo moltissimo il personaggio di lei. E poi c'è una strana attrazione per una misteriosa serie di arazzi fiamminghi, il famosissimo La Dama e l'Unicorno. Quanti so tantissimi, 1, 2, 3, 4, 5, come i nostri sensi. E poi un sesto che non si capisce niente. È il sesto pannello, il sesto arazzo di questa serie fiamminga, dove c'è questa signora che è circondata da queste bestie, tra cui un unicorno, in atteggiamenti equivoci e ambigui. È un mistero dell'arte europea. Lei che è dentro un mistero, perché la sua depressione è un mistero anche per lei, infatti è terrorizzata. Entrerà in connessione con questa serie di arazzi, e poi vedrete come il regista la gestirà, questa diciamo, questa indagine dentro l'indagine.
È un film molto molto bello con i cellulari, con quello che noi mettiamo sui cellulari, con la nostra vita. È un film un po' per vecchietti, io lo avverto, io mi sono molto identificato in lei. E è un film sulle nostre fragilità e devo dire che la Arterton è incredibilmente brava e funzionale al film perché una come lei, che in Prince of Persia, pure l'altro, pure Jake Gyllenhaal, era molto carne in quel film e basta, e acrobazia. Gemma, diciamo, io non ho mai visto un ruolo così, un suo lavoro così di fino dentro un film come in questo caso, perché è proprio il ruolo che vuole un'attrice come Gemma Arterton per dimostrare di non essere solo bellissima e funzionale come donna in grado di recitare con la propria fisicità, con la propria sensualità, con questo corpo bellissimo che ha, grosso, questo viso bellissimo. E invece mi piacciono molto le inquadrature che le fa Savage, appunto, facendo vedere tutte queste lentiggini che noi raramente vediamo, no? Sul viso di Gemma, grazie al trucco bellissimo che ha giustamente per i film glamour che fa. Quindi è una nuova Gemma Arterton, che devo dire mi ha fatto venire i brividi da tutti i punti di vista. Un finale kubrickiano. Oh, così chiudiamo col maestro che lo ha scudisciato e l'ha svezzato. Finale kubrickiano come pochi, mi potete chiedere un po', no? Ho rivisto recentemente con tanti di voi all'Arcadia di Melzo 2001 e veramente stavo molto giù di morale e come sempre il cinema mi ha salvato la vita. E quindi alla fine di quel film ero veramente pronto a di nuovo riaffrontare il mistero della vita, come mi diceva il maestro, con, diciamo, grinta e anche un po' di joie de vivre. Questo è un film non proprio in quella direzione, però è un film, ragazzi, di cui Kubrick sarebbe stato estremamente fiero. Estremamente fiero del suo giovane attore che faceva scudisciare da Ryan O'Neill sul set di Barry Lyndon 1975. Questo è un Dominic Savage fantastico. The Escape, Gemma Arterton e Dominic Cooper, anche lui è molto bravo. Ciao, Bad Taste.